Mi fa un grandissimo piacere che siate qui in tanti e per questo incontro per il quale, diciamo, io avverto, come dire, un grande privilegio, una grande felicità, e cioè che stasera dialogano, sono qui con noi per dialogare, due maestri, cioè Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky. L'incontro è nato a Torino durante il Salone del Libro, quando Zagrebelsky ha discusso con Canfora della sua intervista sul potere, un libro intervista nella nostra serie a cura di Antonio Carioti, che è stato appunto un'occasione per uno scambio, per un dialogo molto intenso, seppur nei limiti imposti dalla manifestazione. Voi sapete che il Salone Libero di Torino ha tantissimi incontri, uno dopo l'altro, e quindi bisogna stare in un tempo limitato. E alla fine di quell'incontro Romano Montroni, che era seduto in prima fila, si avvicinò e disse: ma perché non lo continuiamo a Bologna? E ci propose di vederci qui nell'ambito di questa manifestazione, in questa iniziativa promossa da Liberi e Coop, dal Comune di Bologna. E naturalmente la cosa ci sembrò un'occasione per proseguire, ma non volendo continuare o ripetere, semplicemente volendo continuare ma non ripetere le cose che avevamo detto a Torino, e cominciando, diciamo, essendo l'origine appunto il libro di Luciano Canfora, chiamai Gustavo Zagrebelsky e gli chiesi: ma su che cosa potremmo concentrare la nostra chiacchierata, posto che poi lo spunto può essere iniziale e poi si possono discutere tante cose. E il tema che Zagrebelsky mi suggerì di sviluppare è quello delle oligarchie, e quindi il titolo di questo nostro, di questo loro dialogo è Democrazia e Oligarchie. E la prima cosa che vorrei chiedere a Zagrebelsky è di dirci perché gli è venuto in mente questo tema oggi, perché gli sembra interessante, utile discutere di un tema che non è nuovo, però diciamo di fare oggi una discussione partendo da questa parola, da questa definizione, che se vuole poi ci può dare, insomma, delle oligarchie. Sì. Ma perché è un tema alla moda. Naturalmente è un tema che ha le sue radici nell'antichità, e Luciano Canfora ci spiegherà da dove viene. Però oggi nel nostro paese in particolare, ma non solo nel nostro paese, come voi sapete, si parla di crisi della democrazia, si parla di post-democrazia, si parla di democrature, si parla di corruzione della democrazia. E in che cosa consisterebbe la corruzione della democrazia? Nell'essersi formata all'interno delle procedure, delle regole, della cornice democratica, un potere oligarchico, oligarchia contro democrazia. Questo è un po' lo spunto, dicevo, un tema alla moda, ma non per svalutarlo. È alla moda perché è il problema, o un problema, del nostro tempo. Come sia possibile rivitalizzare la democrazia che è, diciamo, accerchiata o soffocata da poteri oligarchici che hanno più poco a che vedere con quelli classici, ho l'impressione. Adesso qui naturalmente Canfora ci dirà: no, che tutto è già stato detto, i greci hanno già detto tutto e noi non siamo che dei tardi e stanchi ricapitolatori di quello che è già stato detto. No, vabbè. Comunque i fattori di novità derivano, secondo me, dalla circostanza che una volta si parlava di oligarchie come aggregazione di potere nascosto, spesso segreto, che da dietro le quinte tira le fila della rappresentazione pubblica della democrazia, come se la democrazia sia una messa in scena ad uso degli utenti o degli spettatori, ma il potere reale è concentrato in poche mani dietro le quinte. Questa è la concezione
tradizionale, che tutto sommato è assai meno inquietante, come forse vedremo nel nostro incontro, di quello che sta accadendo oggi, perché se il potere reale è dietro le quinte, basta stracciare il velo e andare a vedere che cosa c'è dietro. Oggi noi abbiamo il problema di sapere se c'è il velo e che cosa è, in che cosa consiste quel potere che noi chiamiamo oligarchico, nazionale e sovranazionale, che sta svuotando la democrazia. Ma questo sarà, penso, l'oggetto della nostra discussione. Quindi, per rispondere alla domanda di Giuseppe La Terza, direi così: ho suggerito questo argomento che sta nelle pieghe del libro di Luciano Canfora presentato a Torino, perché mi sembra un tema di grande attualità, che ha delle, diciamo, la concentrazione oligarchica del potere ha delle conseguenze ben visibili nella vita nostra quotidiana. Va bene, questo lo vedremo, non voglio anticipare, però per iniziare, se posso fare io lanciare una idea, uno spunto a Luciano Canfora, le oligarchie si possono definire come concentrazione di potere, o se volete come spossessamento del potere dei più a vantaggio dei pochi, degli oligoi, degli oligarchi. Si può dire così, una cosa molto terra. Qual è l'oggetto dello spossessamento? L'oggetto dello spossessamento è il denaro e il potere. Denaro e potere sono due beni della vita che stanno insieme, non sono due cose diverse. Si, potremmo dire, si alimentano l'un con l'altro. Allora, la domanda che io mi sono posto e che vorrei lanciare ai presenti è la seguente: questa sete di potere e di denaro per gli esseri umani sembra essere una forza illimitata, non basta mai. Il denaro non basta mai, e il potere anche. Ora, qual è la radice di questa, che è una vera e propria maledizione, potremmo dire? Tutti i grandi drammi, tutti i dolori della storia dell'umanità derivano da questa tendenza all'accumulazione illimitata di denaro e di potere, che vuol dire impoverimento dei più e assoggettamento dei più da parte dei pochi. Questo a livello della vita quotidiana di ciascuno di noi e a livello politico degli stati, nelle relazioni internazionali e così via. Ora, se noi guardiamo i nostri vicini prossimi, cioè non gli esseri umani, ma gli esseri animati, non umani, gli animali, presso gli animali c'è la lotta per il potere, no? Nei branchi il maschio dominante lotta per ottenere il potere, il controllo del branco, il dominio sulle femmine, ecco. Ma tutto questo, e quindi su questo punto, tra gli esseri umani e i nostri vicini nella scala dell'evoluzione, no? I primati superiori, per esempio, c'è un punto di contatto, ma c'è anche una differenza fondamentale, perché per gli esseri umani questa brama o desiderio di potere o di potenza è limitata, è funzionale al mantenimento del branco, alla sopravvivenza del branco, al controllo del territorio, ma non va al di là. Per gli esseri umani va al di là. Sembra che sia una spinta senza fine. Allora la domanda è questa: questo eccesso, questa dismisura che ci riguarda come esseri umani,
È un fatto naturale che riguarda la nostra radice e che non riusciremo mai a estirpare o a controllare o limitare, o viceversa è un fatto culturale. Se fosse culturale, potremmo mettere in atto qualche strategia per porre dei limiti. Se volete, questo è un approccio al nostro tema delle oligarchie un po', diciamo, di contorno, ma ci arriveremo presto. Io sono sicuro che Luciano Canfora ci sa dire come i nostri... Come? No, come dai presocratici ad oggi questo tema è stato affrontato. Sarebbe una minaccia pericolosa che non vi posso assolutamente infliggere. No, vorrei alleggerire un pochino la visione che tu hai prospettato, molto significante e interessante, con un riferimento specifico. Un grande storico tedesco, a cavallo tra 8 e 900, si chiamava Eduard Meyer, scrisse una fondamentale storia del mondo antico con un primo volume che riguardava l'origine dello Stato, come nasce lo Stato, come organismo. E lui dice, in realtà, i gatti di Costantinopoli pare che siano organizzati in forma statale. In alcuni quartieri di Costantinopoli vige nella comunità dei gatti, che evidentemente sono numerosissimi da quelle parti, un ordinamento. Lui lo diceva con grande soddisfazione, perché essendo uno statalista convinto, hegeliano puro, voleva che dovunque lo Stato avesse corpo e forma. Quindi i gatti di Costantinopoli lo consolarono e lo rinsaldarono nel suo convincimento. Però non tutti gli esseri viventi sono così bravi e disciplinati come i gatti di Costantinopoli. E quindi, dopo aver fatto questa escursione, non si organizzano in stati hegeliani, eccetera. No, la sua tesi era lo Stato precede l'individuo, in lotta contro Aristotele, che dice il contrario, no? Va bene. Ora, però, la questione che tu ponevi, in realtà, a parte questo che può sembrare uno scherzo, ovviamente è molto seria. Io nego che si possa fare una distinzione netta fra natura e cultura, perché la cultura crea delle abitudini talmente solide che sembrano naturali, no? O, a meno che noi non pensiamo che esistano idee innate e comportamenti innati, io penserei di no. Comunque è un problema astratto, perché ormai siamo così avanti nell'evoluzione che porci l'obiettivo di tornare ad uno stadio originario in cui possibilmente cancellare ciò che la cultura ha costruito è un obiettivo estremamente audace, quasi quanto quello di costruire l'uomo nuovo, come si diceva una volta, no? In più di un partito politico c'era l'idea di formare l'uomo nuovo, che è un bel proposito, un coraggio ci vuole notevole. Poi qualche fallimento c'è stato rispetto a tale proponimento. Resta la buona volontà, con qualche incidente di percorso lungo la strada che portava alla formazione dell'uomo nuovo. Ora, dicevi, partiamo molto indietro nel tempo. Sì, perché effettivamente in una parte della riflessione filosofica o storico-filosofica antica c'è questo bisogno di indicare il punto dove incomincia la sete indiscriminata di denaro e potere. Perciò, privatamente, percorrendo le strade di Bologna, ci dicevamo che un autore da chiamare in causa è uno dei più grandi pensatori del mondo antico, che si chiamava Tito Lucrezio Caro. Di lui sappiamo quasi nulla, tranne il fatto che ha scritto questo poema importantissimo. Nel libro quinto lui traccia una storia dell'umanità e parte dallo stadio ferino, che lui non descrive affatto come delizioso, rasserenante. Non c'è un'età dell'oro, piacevole, gradevole, al contrario, c'è una situazione di ferocia per la sopravvivenza, alla quale subentra uno stato di tipo patriarcale. Secondo la sua teoria, che è una teoria abbastanza affascinante, prevalse il criterio di dare il potere ai belli, cioè le persone più belle.
che un criterio come un altro non è da scartare a priori, diciamo, può creare qualche inconveniente naturalmente. Dopodiché, dopo una lunga fase della storia umana in cui l'armonia regnava sotto questa egida, fu scoperta la proprietà privata, res reperta, dice Lucrezio. Fu scoperta la proprietà privata e cominciò il conflitto, cominciò lo scontro, cominciò la ferocia per la sempre maggiore proprietà. E lui dice res reperta aurumque, è l'oro, perché l'oro rappresenta appunto la monetizzazione della proprietà. Di lì la sopraffazione, di lì la divisione in gruppi contrapposti, un conflitto perenne dal quale si può uscire, suggerisce questo pensatore straordinario che va ben oltre Epicuro, portando indietro il livello dei nostri bisogni. Desiderare di meno, che è un obiettivo naturalmente nobilissimo, che la sinistra vivente oggi, se ancora si può chiamare così, non oserei io fare questa audace congettura, respinge come pauperismo, no? Si dice, ma oibò, è un'idea pauperistica, e quella opulenta però porta in realtà ad un conflitto sempre più aspro, avente come obiettivo non già la giustizia, ma la ricchezza. Dopodiché, nell'ambito di questo quadro molto sommario che io ho cercato di tracciare, ovviamente la questione che poneva Giuseppe La Terza, che noi stiamo trascurando, e cioè i poteri oligarchici, come si inseriscono, è forse il problema da trattare affrontandolo direttamente. E mi allaccio qui al tuo inizio, suggerendo però una piccola modifica, un ritocco per così dire. È vero che è un tema alla moda, nel senso che oggi se ne parla molto. Perché? Non è nato da poco, è sempre esistito come problema e come realtà soprattutto, ma noi siamo, credo, ancora dopo un paio di decenni reduci da una lunga fase storica nella quale il mondo nel quale viviamo, il mondo colto, chiamiamolo euroamericano, non saprei come definirlo, si autocompiaceva dichiarandosi luogo geometrico della democrazia in opposizione ad un mondo avverso che era il luogo geometrico della tirannide. Era una raffigurazione pazzesca della realtà, che però ebbe un effetto enorme, dirompente, tanto suggestionò i soggetti implicati che essi si convinsero di vivere in democrazia, mentre questo non era. Nel momento in cui quella contrapposizione è venuta meno, per ragioni storiche che conosciamo benissimo, il velo è caduto e si comincia a dire chiaramente che da un bel po' di tempo anche dalle nostre parti di oligarchia si trattava. E a questo punto, non voglio farla lunga, però giusto per chiudere su questo tema con una considerazione analitica, direi che sarebbe meglio parlare di tante diverse e stratificate oligarchie che hanno luogo ed efficacia in tante settoriali parti della società. In ognuna di esse esercitano un potere di tipo oligarchico, per cui sommandole tutte uno si chiede poi la democrazia dove sta, perché togliamo la grande o piccola industria, togliamo la scuola, togliamo la scienza, togliamo l'esercito, no? Non è che si decide la battaglia con una votazione, c'è un comando e una linea di comando, lo stesso vale nella produzione, lo stesso vale nella scienza. Allora dov'è il luogo in cui si annida l'avanzo che chiamiamo democrazia? Queste sono le varie oligarchie funzionali e funzionanti. Al di sopra di esse poi ce ne sono di molto potenti, molto remote, sempre più decisive, e questo riguarda gli ordinamenti sovranazionali di cui siamo soggetto e vittime. Io parlo solo se non mi viene in mente qualcosa a dire subito, perché la soluzione migliore è quella. No, di cose ne vengono in mente tante, non è detto che vengano tutte a proposito, ma mi scuserete. Beh, innanzitutto su questo primo punto,
cultura o natura, sì, è una distinzione molto drastica che nessuno sostiene più. Del resto gli esseri umani, per gli esseri umani, diceva Aristotele, qui vado nel campo, la natura degli esseri umani è l'artificio, e cioè la creazione culturale, potremmo dire, in questo caso, non solo l'homo artifex, ma la produzione di idee che formano cultura. Però non c'è dubbio che a prima vista la distinzione natura-cultura ci aiuta a capire quello che succede, perché se nella nostra scuola si dice che l'obiettivo fondamentale, inderogabile, è vincere nella grande competizione della vita, meritocrazia intesa in questo senso, significa far leva su un aspetto che si considera, che si vuol far passare come naturale degli esseri umani, no? Vincere la competizione vuol dire sopraffare gli altri, e sopraffare in che cosa? Nell'accumulazione di ricchezza e nell'accentramento del potere. Ecco. Se noi diciamo viceversa che questo è un prodotto culturale, lo possiamo, non si tratta dell'uomo nuovo, ma si tratta di mettere in atto delle strategie formative, educative, culturali che possono servire a tenere sotto controllo questa dittatura della competizione, facendo presente che nella vita degli esseri umani ci sono anche altri valori, altre prospettive che possono entrare in competizione con questa della lotta di tutti contro tutti per emergere. Dunque l'ultima parte dell'intervento di Luciano Canfra ci invita a riflettere, potremmo dire, sulla micro e sulla macro fisica delle oligarchie. Effettivamente non dobbiamo solo pensare che questo discorso riguardi altri, riguardi dimensioni che non ci toccano, tanto sono sopra di noi, toccano la vita quotidiana, e la toccano, la vita quotidiana di tutti noi, e la toccano in particolare in un paese come il nostro. Dire oligarchie vuol dire indicare un modo di formazione e perpetuazione del potere che non ha a che vedere con il rispetto della legge uguale per tutti. E qui tocchiamo già un primo punto. I regimi oligarchici sono refrattari alla legge uguale per tutti. E sto parlando proprio del micro-micro, dell'elemento più terra-terra. Noi normalmente riflettiamo in termini moralistici, per deprecare il fenomeno, sul sistema delle raccomandazioni. Ma guardate che attraverso il meccanismo delle raccomandazioni si crea per l'appunto un sistema di tipo oligarchico. Il sistema delle raccomandazioni è onnipervasivo, riguarda la sanità, riguarda l'università, riguarda la politica, riguarda... In che cosa consiste la raccomandazione? La raccomandazione consiste nel chiedere l'intervento di qualcuno che può che cosa? Può offrire protezione, può offrire favori, può offrire carriere, può offrire posti di lavoro. C'è stata un'indagine demoscopica di qualche tempo fa, abbastanza recente, si è chiesto ai cittadini interpellati: secondo voi in Italia come si ottiene un posto di lavoro? Il 70% e oltre ha risposto per conoscenze, cioè per raccomandazioni. È sconvolgente un dato di questo genere. Pensate alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione dovrebbe essere formata da persone reclutate sulla base del concorso, dice la Costituzione. Concorso oggettivo. Sono le capacità che dovrebbero valere.
Ma se io metto in gioco viceversa la raccomandazione, tra l'altro il sistema, piccola parentesi, il sistema è talmente pervasivo che, vi racconto un episodio, qualche tempo fa un mio vecchio collega sassarese, da me molto amato, persona molto rispettabile, ma questo per dirvi come la mentalità si è diffusa, mi ha telefonato dicendo: io ho una figlia che si presenta a un concorso per un dottorato in letteratura all'Università di Cagliari. In commissione c'è un signore che tu probabilmente conosci, io. Mi faresti il piacere di segnalare mia figlia, che è tanto brava, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico, ma sono rimasto un po' perplesso, e l'argomento successivo è: ma guarda che tutti gli altri candidati sono raccomandati, quindi se non è raccomandata mia figlia si trova in una posizione deteriore rispetto agli altri, quindi l'uguaglianza nella raccomandazione. Ma diciamo, il meccanismo perverso consiste in questo: si chiede l'intervento di chi può, ma in cambio si deve offrire fedeltà. Cioè, sono scambi questi. Io ti proteggo, ma tu poi al momento buono mi devi restituire. In certe regioni del nostro paese, dove la disoccupazione giovanile è particolarmente diffusa, ditemi voi se un padre che può non si rivolge a qualcuno per far ottenere un posto di lavoro al figlio, ma se colui che poi gli dà il posto di lavoro appartiene a una cosca mafiosa, così si alimenta una struttura di potere. Si parte dal bisogno più terra terra, più quotidiano e anche più comprensibile. Se io ho un figlio che ha bisogno di un esame medico in tempi rapidi e il suo turno lo metterebbe a distanza di 6 mesi, ditemi voi se non mi rivolgerei al primario per dire: prendi la cartella clinica di mio figlio e mettila in cima. Umano. Ma poi quel primario, se è un professore universitario, vuole diventare rettore dell'università, se mi telefona e mi chiede il suo voto, come faccio a dirgli di no? Ecco come si creano, sulla base della raccomandazione, ripeto, fedeltà in cambio di protezione, catene di potere che naturalmente hanno l'effetto di concentrare il potere in colui che sta più in alto, in colui che può di più, e non solo, la catena del potere alimenta il potere di chi sta più in alto. Questo per dirvi che se noi volessimo intraprendere un'operazione di bonifica del nostro paese, avremmo l'occasione di partire da queste cose. Noi veniamo da un ambiente universitario e sappiamo bene come funzionano queste cose, ed è un meccanismo distorsivo onnipervasivo. Che abbassa la qualità del, per esempio, della pubblica amministrazione, che crea profonde ingiustizie, che crea sentimento giustificato di rivolta, perché tutte le volte che qualcuno passa davanti a un altro sulla base di un intervento di chi può, c'è qualcuno che avrebbe titolo e merito e che invece viene escluso. Le raccomandazioni esistono in tutto il mondo, ma forse l'Italia è uno dei paesi che ha il record nell'organizzazione del potere attraverso questo sistema. I giri di potere. Fine di questo discorso micro. Poi passiamo alle dimensioni che stanno, ma poi è micro nell'origine, ma è grande negli effetti, porta a quella che un autore seicentesco che si chiamava de la Boétie, Etienne de la Boétie, chiamava la servitù volontaria, perché in quel modo ci si asservisce, asserve, come si dice?
No, tu che sei? Va bene, ci si asservisce volontariamente e sembra che non sia un servaggio, ma in realtà lo è, perché si scambia la propria libertà. Christine Lagarde è una signora famosa ormai, da cui dipendiamo tutti più o meno. È subentrata un altro signore non meno famoso, ma estroverso, no? che esagerò e quindi è uscito di scena. Estroverso. È emerso di recente, nei giornali è stato scritto, che in un messaggio rivolto all'allora presidente della Repubblica Francese, che si chiamava Sarkozy, essa scrisse: «Sono ai tuoi ordini, fai di me quello che vuoi». Sarkozy ne approfittò, nel senso che, non nel senso banale del termine, per carità, era cambiato tutto rispetto al predecessore, ma immaginate il rapporto tra chi è destinato a figurare al vertice della finanza mondiale da una parte con il potentissimo Presidente della Repubblica Francese. Tu parlavi delle raccomandazioni micro. Questa è macroscopica, perché non riguarda soltanto i rapporti fra questa signora Canuta e il torbido ex presidente, ma riguarda la vita di tutti quanti, i prestiti da fare alla Grecia o non farli e tutto il resto. Quindi il problema è vero, anzi, quando tu dicevi il nostro paese, non lo so, effettivamente mi verrebbe da pensare che un uomo che ha avuto una certa influenza nella cultura mondiale, che si chiamava Marco Tullio Cicerone, aveva scritto moltissime lettere, noi ne abbiamo circa un migliaio, e sono una minima parte di quello che lui aveva scritto, ma quelle che lui voleva destinare ai posteri le concentrò tutte in un libro, che per noi è il libro 13 delle familiari, ad familiares, e sono tutte lettere di raccomandazione, tutte, perché era il modello della lettera. Non tutte vili, diciamo così, lo dico giusto perché ho simpatia per Cicerone, non per contrastare il tuo pensiero. La prima di esse, quindi la numero uno del libro 13, è una lettera scritta praticamente a un delinquente, cioè a un tale che si chiamava Memmio, cui il grandissimo Lucrezio ebbe la debolezza di dedicare il suo poema. Memmio era un delinquente in senso stretto, corruttore, era fuggito ad Atene per brogli elettorali di tipo, saprei come dire, italo-forzista, non lo so, insomma, di quel tipo lì. Ad Atene aveva terre, suoli, sui suoi terreni c'era i ruderi della casa di Epicuro, di quella che si pensava fosse stata la casa di Epicuro. Cicerone lo implora di non fare un grattacielo di cemento su quel suolo lì e di tenere in piedi la casa di Epicuro. Gesto magnanimo, perché lui detesta gli epicurei, almeno dice di detestarli, però li leggeva moltissimo, e dice: però sono questi poveri diavoli, l'ultimo caposcuola è un certo patrone, mezzo rimbambito, ma lasciagli questo relitto del pensiero del grande filosofo del giardino. Quindi una lettera di raccomandazione onesta. Onesta, perché non aveva... Quello non sappiamo, questo, nella vita politica romana, anche perché il medesimo grande personaggio ha scritto un trattato famosissimo che a scuola si infligge, o si infliggeva, non lo so, adesso c'è il TFA, quindi non si infligge più niente, tranne il cretinismo, che si intitola De Amicizia, no? E sviluppa il concetto che l'amicizia è un concetto politico, perché è uno scambio sulla base del quale si costruisce il consenso, l'elezione nelle cariche decisive dello Stato, eccetera, eccetera. Quindi è una cancrena antica. Un rimedio, per carità, siamo su un terreno sfacciatamente utopistico, e il clima lo consente, anzi lo propizia, no? Una Bologna fresca, un bel cortile meraviglioso, quindi possiamo lasciare la fantasia sbrigliarsi, ma un rimedio radicale a questo meccanismo infernale nelle società arcaiche era stato escogitato, ma lo dico in punta di piedi, non vorrei essere frainteso. Di solito si parla di Sparta come luogo tipico delle oligarchie, no?
almeno la cultura media pensa questo. Non è vero, però fingiamo di crederci. Il ceto dominante a Sparta, gli spartiati, non ha denaro, non tocca il denaro, non possiede nulla. Possiede, secondo la loro concezione, la virtù, che è essenzialmente quella bellica, che è un retaggio arcaico, no? Anche Ettore, quando incontra la moglie che ha in braccio, o meglio, la nutrice ha in braccio il figlio Astianatte, scena bellissima dentro l'Iliade, no? Un sesto libro, il bambino si atterrisce vedendo l'elmo del padre che incute terrore anche ai nemici, e lui lo prende in braccio, lo consola e gli dice: io vorrei che un giorno lui fosse più feroce di me, per cui gli altri troiani guardandolo diranno: è meglio di suo padre come guerriero. Quindi la guerra, le armi erano l'unica virtù, e a Sparta questo si pensava e si praticava. Un grandissimo come Platone, in un'opera dimenticata secondo me, anche se tutti la menzionano, come la Repubblica, detta utopica, quindi suggerisce un'idea straordinaria, che cioè al vertice ci sia un ceto reclutato con una ferocia straordinariamente implacabile, quello dei filosofi reggitori, i quali non posseggono nulla se non la contemplazione del sommo bene e della giustizia, i quali costituiscono il perno di uno Stato in cui al vertice non c'è un'oligarchia, ma una aristocrazia. E i due concetti fanno a pugni. Secondo Platone ci sono dei sistemi positivi, l'aristocrazia in primis, e quelli negativi. In quelli negativi c'è sia la democrazia che l'oligarchia. Schematica questa distinzione, però molto significativa. È un'idea forza, quella di reclutare secondo giustizia e competenza e togliere un potere materiale proprio a quel ceto al quale si affida la direzione della comunità. Tanti hanno tentato questo. Vogliamo fare una concessione al Papa attualmente regnante? Sì, diciamo, i gesuiti. I gesuiti sono una straordinaria aristocrazia in cui la struttura di dedizione totale è legata non a un possesso di alcunché, di un potere specifico, ma a una scelta totale, ideale, fideistica. I giacobini, diciamoli pure, i bolscevichi, rivoluzionari di professione, cos'erano? Gente votata ad un'idea, ma non per possedere qualche cosa. A un certo momento, perlomeno nel mondo laico, queste aristocrazie degenerano. Mi capitò una volta, ma ora mi smetto perché sto divagando un po' troppo, di dialogare a lungo con Nilde Iotti, donna molto intelligente, che ha conosciuto pezzi di storia. Ora è uscita una biografia di lei, mi pare, da qualche settimana, piuttosto interessante, che mi raccontava l'ultimo incontro che c'era stato tra lei medesima, Togliatti, Stalin e il vertice sovietico in occasione del Natale, come scadenza non religiosa ma calendaristica, del 1950, l'ultima volta che Togliatti è stato a Mosca. Poi decise di non metterci più piede perché rifiutò di dirigere il Cominform come Stalin invece voleva, e questo determinò una rottura di rapporti. Tornò soltanto per il cadavere di Stalin nel marzo del 1953. In questa cena piuttosto notturna, perché Stalin amava cenare da mezzanotte in avanti, lui addita il vertice, i vari capi, Voroshilov, Molotov, eccetera, alla povera Iotti, che si faceva tradurre da Togliatti poi quello che in russo egli diceva, e dice: eccoli, tutti questi aspirano al potere, e il terrore è contro il ceto che aspira al potere, che è una visione abbastanza
drammatica shakespeariana, è andata male. Era un tentativo, diciamo così, novecentesco, di attuare in maniera un pochino ruvida quell'ideale platonico che ho prima tratteggiato e che vorrei non perdere del tutto di vista come alternativa alla corruzione. Una idea, ecco, e che quindi disprezza, insomma, non si fa prendere dalla tentazione né del denaro né del potere. Naturalmente si potrebbe dire che chi si vota integralmente all'idea ha però bisogno, vuoi del denaro, vuoi del potere, ma non come fine ma come mezzo, potrebbe dire così. Ma io vorrei ritornare al discorso democrazia-oligarchia, questa volta cercando di fare un passo dal micro al macro. Dicevo prima, questo tema delle oligarchie nell'epoca nostra è stato messo a fuoco da alcuni pensatori italiani, tra l'altro Gaetano Mosca, Pareto, Michels, che si citava prima, secondo, ed è stato teorizzato come nella formula la ferrea legge delle oligarchie. Ferrea legge che si insinua nelle democrazie, cioè queste teorie dicono che non ci può essere democrazia senza oligarchie, cioè i grandi numeri, e la democrazia è il regime dei grandi numeri, per funzionare ha bisogno di basarsi sui piccoli numeri, piccoli comitati che fanno funzionare le istituzioni dei grandi numeri. E diciamo una versione democratica di questa concezione oligarchica si è avuta quando si è detto la democrazia è il regime dell'alternanza, della successione delle oligarchie o delle élite. Si ha democrazia quando i grandi numeri hanno il potere di sostituire i piccoli gruppi, creando movimento, creando vita politica, perché la vita politica è fatta di conflitto tra i piccoli gruppi sulla base del consenso che si raggiunge attraverso proposte politiche, attraverso alternative politiche, attraverso idee politiche che entrano in rapporto l'una con l'altra, in conflitto l'una con l'altra, ciascuna delle quali promettendo agli elettori qualche cosa di diverso. Ora, tutto questo sembra non esistere più. Quando si parla di post-democrazia, una delle caratteristiche della post-democrazia sarebbe questa: le forme esteriori restano, ma non importa, ma il risultato del gioco, diciamo, democratico non interessa più a nessuno. Le oligarchie sono diventate oramai indipendenti dai risultati elettorali. Diciamo, lo strumento minimo, fondamentale, sine qua non della democrazia è il voto. Le oligarchie che noi abbiamo, diciamo volgarmente, se ne fregano del risultato elettorale, perché tanto le politiche che ne deriveranno non potranno che essere quelle che saranno. E in Italia questa cosa l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo davanti ai nostri occhi. O no? D-
ditemi voi se tra i programmi elettorali delle forze che sono in competizione, sempre che di programmi elettorali si possa parlare, ci sono proposte ideali alternative, cioè modi di concepire la vita comune diversi gli uni dagli altri. O se viceversa siamo tutti costretti a obbedire a una legge che sembra una legge del destino, che grava su di noi e che viene, ecco il punto, non viene elaborata da cricche nascoste dietro le quinte, ma è una legge oggettiva che è l'espressione di un equilibrio di forze che hanno di gran lunga superato la dimensione della politica nella quale noi ci muoviamo e nella quale noi esercitiamo il diritto di voto. Questa dimensione mondiale è fatta, intendiamoci, avremmo bisogno di qualcuno che ci spieghi che cosa è realmente, che ce ne dia una visione e una interpretazione, però non c'è dubbio che è fatta di tecnologia, grandi centri di ricerca e di sperimentazione tecnologica in rapporto gli uni con gli altri, secondo reti di cui noi non conosciamo nemmeno l'esistenza. Per esempio, tecnologia che si occupa della sperimentazione genetica. Esistono delle reti mondiali sottratte al controllo. Noi diciamo, ci illudiamo dicendo che la politica, ci illudiamo dicendo che la tecnologia è un puro strumento e la politica è il mezzo attraverso il quale noi come cittadini poniamo sotto controllo le utilizzazioni della tecnologia. Diciamo che le invenzioni e la sperimentazione non sono né buone né cattive, ma spetta a noi come cittadini, attraverso gli strumenti della politica, orientarla. Non è così, non è così. La tecnologia oramai si è affrancata completamente dal controllo, non fosse altro perché è invisibile, perché le reti, gli scambi di conoscenza, la competizione, la concorrenza, la guerra che si fanno coloro che operano nel settore delle tecnologie è tale che sfugge al nostro controllo. Pensate, adesso è emerso questo scandalo delle intercettazioni, del controllo del flusso delle conversazioni telefoniche via internet, eccetera, eccetera. Ma pensate che Obama fosse al corrente di quello che accade? No, è tutto un mondo che si è sviluppato, che ha un'influenza sulla vita dei cittadini, un'influenza precisa, fondamentale, che sfugge non solo al governo, ma addirittura alla conoscenza. Obama potrebbe dire, ma io non ne sapevo nulla. Si controllano le conversazioni per la politica, per avere il polso delle relazioni tra gli stati, ma per avere anche il polso dello sviluppo della tecnologia. Non è privo di significato il fatto che queste attività di spionaggio, diciamo così, sono concentrate sulla Germania. Gli Stati Uniti controllano la Germania, ma perché? Perché ci sono interessi non tanto politici quanto industriali dietro. Dunque, grande mondo della tecnologia che è alimentata dalla finanza. Adesso qui appunto bisognerebbe entrare nel dettaglio, ma insomma questo incrocio di fattori, tecnologia, finanza, organizzazione della tecnologia e della finanza, tutto questo è un meccanismo di controllo della vita dei popoli
che ha più poco a che vedere con la politica. La politica è, rispetto agli interessi di questo sistema, una funzione residuale, un derivato. La sua funzione è agire per mantenere in piedi quel meccanismo. E l'aspetto paradossale e anche terrificante è questo: questo meccanismo, pensate alla finanziarizzazione dell'economia, la finanziarizzazione è l'ultimo stadio, diciamo, dello sviluppo capitalistico, ma lo stadio precedente ammetteva l'accumulazione in vista dell'investimento, non l'accumulazione in vista della vanificazione del denaro accumulato per operazioni speculative. Ecco, la finanziarizzazione è orientata alla speculazione, non all'investimento per creare sviluppo, creare posti di lavoro. Questo meccanismo è un meccanismo che impoverisce interi paesi, spostando investimenti di qua e di là, come si usa dire, in tempo reale, semplicemente cercando il luogo dove la speculazione può avere maggiori possibilità di farsi valere, del tutto a prescindere dalle esigenze di equilibrio, di socialità, di benessere dei paesi che vengono colpiti da queste operazioni. Ma, e questo è il meccanismo perverso, noi non ci possiamo ribellare, o perlomeno ci poniamo questa fondamentale domanda del che fare, come possiamo in qualche modo contrastare. Noi siamo in una condizione in cui dobbiamo agevolare la finanziarizzazione, perché se non la agevoliamo la finanza si sposta altrove. Noi per esempio non saremmo in grado di finanziare il debito pubblico. Quando scadono i titoli obbligazionari dello Stato non ci sarà più nessuno che li sottoscrive, e se questo succede che cosa accade? Succede che non si pagano più le pensioni, non si pagano più gli stipendi. Quindi noi siamo costretti a stare al gioco. E che cosa vuol dire stare al gioco? Significa ridurre i consumi, ridurre lo Stato sociale, ridurre le prestazioni sociali. È un po' il meccanismo per cui il servo ha l'interesse a essere servo, non ha l'interesse a liberarsi, perché liberarsi significa andare incontro al disastro, andare incontro al fallimento. Noi vogliamo rimanere in quel sistema, pur sapendo che questo sistema ci considera come delle pedine prive di potere, come dei dati materiali, dei dati brutali, dei diritti. Questo sistema si fa beffe, e anche della democrazia, naturalmente. Dicevo, questo sistema che noi possiamo definire oligarchico, ma in senso diverso da quello tradizionale, perché il potere sta concentrato, finanza e potere, e il potere si trasforma in pressione politica. Questo sistema sta vanificando anche le forme della nostra democrazia. Dicevo prima, porta a che cosa? Porta alla indifferenza, alla cristallizzazione, alla mancanza di vita dei nostri sistemi politici. In Grecia qualche tempo fa si era pensato di proporre un referendum, ricordate, sul mantenimento del legame con il sistema dell'euro. Si è vietato questo referendum. Oggi in Italia abbiamo avuto un
oggi, qualche mese fa, le elezioni politiche, qual è il risultato? Il risultato è che si è congelata la situazione attraverso questo schema delle larghe intese. Se noi ci pensiamo, le larghe intese sono la formula attraverso la quale si blocca la dinamica politica. Se tutti stanno insieme per stare insieme, per mantenere fermo il sistema. Un'ultima considerazione. È stato rieletto il Presidente della Repubblica. La rielezione del Presidente della Repubblica significa semplicemente che le forze politiche non sono riuscite a trovare nel proprio seno una soluzione diversa dal mantenimento di quello che c'era, della garanzia di quello che c'era, cioè l'immobilismo. Questo sistema oligarchico, chiamiamolo così, di scala mondiale, ha come conseguenza il blocco della vita politica nei singoli paesi. E l'Italia è un buon esperimento di questo. Le forme della democrazia restano, ma i risultati della democrazia, nel senso dell'alternanza, del confronto di idee, di programmi, questi non li vediamo più. Se voi pensate di fare carriera, tra virgolette, in questo mondo, dovete poter godere della fiducia